Domani si comincia a fare sul serio, non che fino a oggi si sia scherzato, ma è chiaro che da domani, con l'avvio della fase ad eliminazione diretta, il torneo di Euro 2024 comincia ad assumere dei connotati ben precisi, perché delle quattro squadre che scenderanno in campo domani sera, le prime quattro, due potranno avere l'accesso al quarto di finale. Sono due le partite in programma, quella di Dortmund alle ore 21 tra la Germania e la Danimarca, ma soprattutto quella di Berlino, dell'Olympia Stadium, che vedete alle mie spalle, dove si giocherà Italia-Svizzera. Inutile andare a ripercorrere quella che è stata la storia tra i due club. C'è un ritorno piuttosto importante da parte degli azzurri, che vogliono cancellare, c'è un conto da saldare contro gli elvetici per quelle due eliminazioni che ancora oggi pesano tantissimo nel morale e nella storia anche della nostra federazione. Ci hanno sbattuto fuori prima dal mondiale in Russia, poi da quello in Qatar. È chiaro che da domani sera vorranno cercare di riparare in tutti i modi. Sono intervenuti in conferenza Luciano Spalletti e il capitano Gigio Donnarumma, che hanno rimarcato quello che si conosce perfettamente, ovvero è un'Italia che è arrivata fin qui, vuole continuare ad andare avanti, volare alto nel panorama di questo europeo, ed è chiaro che al netto delle difficoltà gli azzurri ci sono, hanno mostrato segni indelebili di crescita e domani sera dovranno essere messi sul tavolo verde dell'Olympia Stadium al fine appunto di portare a casa la qualificazione ai quarti di finale. Sulla formazione, Luciano Spalletti, che ieri ha blindato i suoi nel ritiro di Serlon, è innegabile che non ci si può sbilanciare più di tanto, anche se ormai appare chiaro che il modulo tattico sarà quello già provato anche nell'ultimo confronto, ovvero il 3-4-2-1, con l'inserimento di Alessandro Buongiorno nella linea dei tre difensivi davanti a Donnarumma al posto dello squalificato Calafiori. In mezzo potrebbe esserci Fagioli, mentre davanti dovrebbe giocare Retegui, con ai lati Chiesa e Pellegrini. Usiamo sempre il condizionale per un semplice motivo, perché Spalletti da sempre ci ha abituato alle sorprese, non vuole regalare nulla all'avversario, un avversario che ci conosce molto bene, perché gran parte dei giocatori che compongono il roster della nazionale elvetica militano nel nostro campionato. C'è stato l'abbraccio tra Buongiorno e Riccardo Rodriguez, perché entrambi sono granata, giocano nel Torino, ma domani sera ovviamente l'amicizia sarà da una parte, perché gli interessi saranno solo quelli calcistici di un'Italia che vuole continuare a volare alta, vincere questo confronto, cancellare l'onta delle ultime due eliminazioni e continuare in parterre il suo viaggio verso la finale.